Ciao carissimi, chi segue le mie ricette da un po' di tempo conosce bene lo stile dei miei video. Sono video semplici di piatti più che altro storici della cultura gastronomica calabrese. Sono video che non richiedono tantissima preparazione o programmazione, ma il video di oggi invece l'ho programmato, l'ho addirittura sognato tante volte perché è un video che ci tenevo davvero tanto a portarvelo alla vostra visione. È un video che ho chiamato La tavolata dei calabresi perché ho voluto raccogliere su questa tavolata virtuale, cioè reale ma pensata in modo virtuale per accogliere tutti voi da tutte le parti del mondo. È una tavola dove ho recuperato tutti gli oggetti di una volta. Ci sono oggetti che hanno più di 100 anni. Pertanto ho davvero faticato tanto per portarvi questo video. Se, e dico solo se, sarà di vostro gradimento, la cosa che vi chiedo in modo particolare questa volta è la vostra condivisione, perché soltanto con la condivisione terremo vivi le nostre tradizioni, la nostra storia, la nostra cultura anche per le generazioni che verranno. Pertanto l'ho fatto davvero con il cuore questo video, lo dedico a tutti quelli che lo guarderanno, spero che lo apprezziate. Adesso mettetevi comodi perché vi farò fare un viaggio nel passato insieme a me. Buona visione! La tavola apparecchiata in Calabria è sempre stata più che un semplice oggetto d'arredo sul quale consumare i pasti. La tavola è un simbolo, è l'altare pagano sul quale si celebra il rito sacro del nutrirsi. È la nostra fortezza, una roccaforte inespugnabile di tradizioni e ricordi che si tramandano di generazione in generazione. È una finestra aperta sul passato e sulla storia del luogo, uno scrigno di sapienza antica che è l'essenza stessa delle nostre radici. Ogni oggetto sulla tavola non è lì per caso e al di là della sua mera funzione pratica è la nota insostituibile di una melodia antica, il cui fascino ci ammalia ancora oggi. Non è un caso che per i calabresi, soprattutto per quelli emigrati all'estero, il ricordo della tavola imbandita è ancora oggi fonte di grande nostalgia. E a questo punto la tavola imbandita, vi prego, accomodatevi, favorite e viaggiate insieme a me nel racconto e nel ricordo di uno dei piatti che nell'antichità era protagonista di queste stupende tavole. Parliamo di tagliatelle e fagioli. Nello specifico è un borlotto che coltiviamo noi, che proviene da Grisolia, qui in provincia di Cosenza, e colgo l'occasione per salutare tutti gli abitanti di questo bellissimo paese qui di fianco a Santa Maria del Cedro. Abbiamo già acceso il fuoco con l'acqua e adesso ne approfittiamo per mettere i fagioli nella pignata e li accosteremo qui di fianco per farli cuocere lentamente, proprio come facevano i nostri nonni. E mentre il calore della fiamma fa il suo lavoro, mettiamoci ad impastare le tagliatelle, utilizzando la farina del nostro grano macinata a pietra. Queste tagliatelle sono molto semplici da fare, si aggiunge soltanto dell'acqua, non c'è bisogno di nessun uovo e sono di una bontà unica. Vi servirà soltanto un po' di esperienza, un po' di dimestichezza con l'impasto e sarete sicuramente in grado di farli. Noi li facciamo con il matterello, però voi se avete poca dimestichezza potete comunque utilizzare una macchina per la pasta. È un impasto che per prepararlo non vi richiede più di 10 minuti, massimo un quarto d'ora. Come vedete deve venire abbastanza duro ed omogeneo e non c'è bisogno di tantissima acqua, l'aggiungete man mano. Poi una volta che l'avete impastato magari in una ciotola, vi spostate sulla spianatoia e lo impastate per altri 5 minuti. Questo è un piatto che si può consumare durante tutto l'anno. Ovviamente, come in questo caso, in estate utilizziamo i fagioli freschi, mentre se dobbiamo farlo nel periodo invernale utilizzeremo i fagioli secchi precedentemente messi a bagno la sera prima.
L'impasto è già bello liscio ed omogeneo, lo abbiamo diviso in due parti e si inizia la stesura con il matterello, cercando sempre di far mantenere una forma tondeggiante. La farina macinata a pietra conferisce alla pasta un sapore unico, un profumo intenso e un aspetto rustico. Infatti si vedono addirittura nella farina le parti del chicco di grano. Lo spessore delle vostre tagliatelle sarete voi a deciderlo. Io personalmente non le preferisco troppo sottili, proprio perché mi piace sentire la consistenza della pasta. Pertanto per noi va bene così. Abbiamo sfilato il rotolo di pasta, viene tagliato in due e anche la larghezza sarete voi a deciderla. Se le tagliate più larghe, il nome corretto sarebbe lagane. Pensate che i greci li cucinavano su delle pietre roventi, per poi unirle ai ceci che venivano cotti a parte. Ed anche questa ricetta ovviamente fa parte delle ricette di tradizione povera e contadina, garanzia però certamente di genuinità e di ricchezza di sapore. Passiamo le tagliatelle nella farina, così eviteranno di attaccarsi. E credetemi, oggi mi piacerebbe avervi tutti seduti qui con me in questa tavola in mezzo alla natura, dove non c'è plastica, non c'è tecnologia, non ci sono i rumori fastidiosi delle città, ma soltanto il cinguettio degli uccelli e il suono delle cicale. È passata circa un'oretta e mezza. I fagioli andiamo a vedere, ma mi sembrano già buonissimi. Però andiamo a vedere se sono cotti al punto giusto, e più che cotti devo dire che si vedete si sciolgono veramente, strepitosi. Le tagliatelle sono pronte, l'acqua in ebollizione, niente, non dobbiamo far altro che calare nell'acqua bollente. Questi hanno bisogno di qualche minuto di cottura, non ci vuole assolutamente tanto. Andiamo ad aggiustare di sale. E adesso andiamo a preparare il tocco magico che darà quel sapore unico a queste tagliatelle. Olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio e andiamo a riscaldarlo senza far raggiungere il punto di fumo. Giusto una buona scaldata. Nel frattempo togliamo dalla fiamma le tagliatelle. Aggiungiamo i fagioli direttamente dalla pignata e appena l'olio è ben caldo andiamo ad aggiungere circa 3 mestoli, questa qui è passata di pomodoro ed estratto di peperone dolce. Sarebbe lo stesso concentrato di peperone che si usa negli impasti dei salumi calabresi per farli venire rossi e saporiti. Raccogliamo tutto, non lasciamo assolutamente nulla, diamo ancora una bella girata e adesso nell'olio caldo, sapete cosa facciamo? Andiamo a mettere un bel cucchiaio di polvere di peperone rosso dolce. Diamo una girata fuori dalla fiamma così il colore rimane bello rosso e non si fa scuro e poi aggiungiamo anche quest'olio alle nostre strepitose tagliatelle. Io vi lascio soltanto immaginare il profumo che c'è qui, nonostante siamo all'aria aperta, cotte sul fuoco come si faceva una volta. Vi avevo anticipato che con questo video voglio farvi sognare, voglio farvi rivivere i sapori di un tempo. E adesso non dobbiamo far altro che toglierle perché sono davvero pronte. Ma adesso si richiede un grande sacrificio perché non le mangeremo subito. E l'attesa è davvero snervante. Sì, perché le lasceremo riposare. Le tagliatelle saranno ancora più buone. Ma sono buonissime anche addirittura fredde del giorno prima. Non vedo l'ora di assaggiarle. Le conosco benissimo, però ogni volta è davvero una festa. Vi ricordo, se volete replicare questa ricetta, sia la polvere di peperone dolce, l'estratto di peperone, la farina, trovate tutto disponibile sul nostro sito sfizzidicalabria.com e spediamo in tutta Italia e in tutta Europa. Metteteci un bel peperoncino fresco, secco, oppure dell'olio santo e ve la ricordate questa forchetta? Sapete perché è così larga? Perché una volta era uno strumento di sopravvivenza che permetteva a chi utilizzava questa forchetta di arraffare quanto più cibo possibile. Le famiglie erano molto numerose
e il cibo spesso scarseggiava, pertanto ci si doveva dar da fare. Beh, non ci pensiamo oggi perché grazie a Dio la tavola è piena. Vi ho riportato Angiolino sulla tavola, me l'avete richiesto tanto, e il mio super cugino è qui con me, come qui con me il piccolo Pietrolino, che lo sto abituando a mangiare come una volta. Vedete, anche lui ha voluto la forchetta larga. Io sono nato oggi, ma voglio vivere come una volta. Hai ragione, piccolo Pietro, sarebbe già importante pensare a vivere come una volta. Ragazzi, questa volta l'orologio non solo si è fermato, ma sta davvero iniziando a girare al contrario. Questo è un piatto ricco, ma che dico da re? Non c'è valore per quantificarlo, poi mangiato in questa location, con un buon bicchiere di vino, col cucchiaio di proposito, così ci dimentichiamo del galateo, perché qui non ce ne frega assolutamente nulla. Questo bicchiere di vino è alla vostra salute. Mi auguro che questo ritorno al passato sia stato di vostro gradimento. Se è così, mi raccomando, condividete il video e alla prossima!